Angela Cerbi, Fred Film Radio, dal Festival di Torino, oggi con Jia Zhang-Ke e Zhao Tao del film Ash is the Purest White. Buongiorno. Allora, la mia prima domanda è sulla struttura del film. Il film è diviso in tre parti, in tre anni diversi, e perché ha scelto questa struttura narrativa? 第一个问题的话是关于这部电影的结构，这部电影的结构的话在结构上分成了三个部分，表现的是三个不同的年代，想问为什么你们选择用这样的一个三个结构，三个代表三个年代的这个方式来表达。这个电影首先它在时间上有一个比较长的跨度，它从 2001年 一直讲述到了2018年的元旦，也就是有17年这样长的一个时间跨度，但在这个故事里面，我觉得人物经历了非常重要的几个时刻，他们的青春，然后他们情感的改变，然后他们的现在。 那么就截取了这三个部分，但对我来说，我觉得这个结构里更重要的是那些没有那些空白的地方，因为在这个第一个部分青春结束之后，结束于一个入狱，就是赵涛演的这个角色就住监狱了，住监狱有5年的时间没有太多交代。第二个呢，就是他跟他的男朋友分开之后。 就没有再交代后面的故事，就到了当代部分。我想那这两个留空白的地方，留白的地方，反而对于这个结构更重要。因为我们可以想象他们，在一个连续的17年时间里会经历什么。电影只有短短的2个小时，但怎么去表现这么漫长的时间，用省略的方法非常重要。 Il film è strutturato in tre parti perché il film innanzitutto racconta una storia che attraversa 17 anni di tempo, partendo dal 2001 e finisce poi nel 2018. E quindi è strutturato in tre parti, rappresenta in un certo senso la gioventù, il cambiamento, e poi la diciamo oggi e quindi in questa storia e in questo percorso di tempo qua poi in questo film ci sono alcuni punti sono lasciati un po' sospeso, nel senso che per esempio la vita in prigione del protagonista che non sappiamo che cosa ha fatto lì, e anche un altro pezzo che quando ha fatto tutto il suo percorso, il viaggio e il suo rapporto, diciamo così, a un certo punto con il protagonista maschile, anche lì è lasciato un po' a sospeso. Quindi, però questi due vuoti, diciamo così, sono lasciati così, forse rende questo film ancora più interessanti. Il film è il film di un viaggio attraverso questi 17 anni e una storia d'amore anche, l'evoluzione di una storia d'amore, ed è anche il modo con cui lei ci racconta l'evoluzione del suo paese in questi 20 anni, come è cambiato, quali sono stati i cambiamenti, e non sembra che lei sia tanto contento di questi cambiamenti. 这是一部表现变化，就是人情世故变化的电影，同时的话，表现的也是怎么说呢？后来面对的所有的这些变化的话，仿佛您并不是很满意，就很高兴，在剧就是感觉在剧中的话，您对于所有你眼前发生的这一切变化的话，您并不是一种很满意或者很高兴的那种。 心情，我从巧巧这个角色上来分析，我觉得他最后他
他选择自己独立一个人生活，实际上是他自己选择的，并没有别人强迫于他。其实在这之前，他在火车上曾经遇到过一份感情，但是他拒绝了那份感情，选择独自一个人生活。其实从这一点上，我个人是挺佩服他的，因为当一个女人选择这样独立生活的时候，是需要非常强大的， 不论是从情感上还是从内心上，都需要非常强大的。没有觉得他不高兴，但是我觉得他在自己最后一个段落当中，他一直在维持着自己认为的江湖当中的非常珍贵的东西，那就是人和人之间的情谊。所以当最后冰冰回过头来找他的时候， 我觉得可能不是因为爱情接受了冰冰，而是因为这个江湖道义上的这个义气而接受了冰冰。 Parliamo del cambiamento sentimentale che Zhao Tao ha vissuto. Io penso che lei a un certo punto ha scelto di vivere da sola, che in realtà di occasione non le è mancato, diciamo così. Ricordiamo la scena in cui ha incontrato una persona sul treno, quindi a quel momento lì potrebbe anche essere una evoluzione o una svolta per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Invece lei ha scelto di lasciare perdere e di tornare a vivere da sola. E poi sì, e poi è tornato il protagonista maschile Bing, il fratello Bing. Quando il Bing è ritornato riapparso nella sua vita, lei lo ha accettato, ma non credo che lo abbia accettato per l'amore, ma lo ha accettato proprio per una logica o per il morale del Jianghu, cioè rimanere leali ai vecchi sentimenti, eccetera. Volevo fare una domanda a Jia Zhang-Ke come presidente della giuria del festival. E volevo che ci spiegasse com'è stata la sua esperienza di giuria e se è stato un lavoro anche faticoso oltre che essere divertente, immagino. 他想问一下贾导演，这一次作为都灵影展的这个评审团主席以及评审成员之一，评委之一的话，这一次的都灵影展的体验是怎么样？评委体验是怎么样的？是不是也很累，但同时也很开心那种感觉？ 这次我们看了15部来自世界各地的年轻导演的作品，我觉得这非常愉快，因为我们透过这些作品，会看到这个世界正在发生些什么，然后年轻的电影工作者在关心些什么。 Questa volta a Torino Film Festival ho visto tutti i 15 film in concorso. Devo dire che è stata un'esperienza molto piacevole. Attraverso questi film girati dai giovani talenti, registi di oggi, ho potuto vedere un mondo raccontato dal loro punto di vista. Ho potuto percepire anche i cambiamenti della società. Oggi si vive in ogni angolo del mondo, in tutto il mondo. Bene, io allora ringrazio Jia Zhang-Ke, ringrazio Zhao Tao per essere stati ospiti con noi. Io sono Angelo Acerbi per Fred Film Radio, The Festival Insider.